Vittoria rappresenta qui il Movimento 5 Stelle. È chiaro che al sud voi avete fatto incetta di voti, probabilmente soprattutto su questa carta, giocandovi la carta del reddito. In molti, molti attenti, che scrivono giornalisti e filosofi, intelligenza, dice che il successo a sud è stato dettato dalla scelta di difendere il reddito. Cosa risponde a chi dice, come Cimmino, che è un voto di scambio? Poi sento Daniela Santanchè, a cui chiederemo perché toglieranno, forse o no, se lo tolgono. È voto di scambio, avete fatto voto di scambio. Io questa la trovo un'offesa, non tanto nei nostri confronti, ma nei confronti di quei signori, nei confronti dei percettori di reddito di cittadinanza. È come se dire che è voto di scambio, a parte che il voto di scambio è una cosa seria e noi l'abbiamo combattuto con delle leggi serie, quindi eviterei di semplificare in questo modo, ma è un'offesa perché è come dire che i percettori di reddito di cittadinanza non abbiano una coscienza politica e non sappiano scegliere una visione di paese, non solo per loro ma per i propri figli. È come se la coscienza politica, civica, sia appannaggio delle elite illuminate e non delle persone che versano in condizioni di disagio sociale. Noi ci siamo fatti carico di questo disagio sociale. Le curve che abbiamo visto, che fanno una correlazione tra i voti al sud e i percettori di reddito di cittadinanza, sono improprie perché non c'è un nesso di causalità reale. Lo vedremo tra poco, avete preso una marea di voti ed è la città che ha più, ad esempio, distribuzione in Calabria, di reddito di cittadinanza. In Calabria, che è la mia anche regione, noi abbiamo preso il 30%, insomma, ma se poi andiamo a vedere realmente il numero dei percettori con il numero dei voti, quindi il numero Cimmino dei voti è maggiore si dovrebbe, dei percettori. Una per volta fortuna. Avreste detto, lei si dovrebbe vergognare, Cimmino, di dire una cosa del genere, di parlare di voto di scambio. Cimmino, è una vergogna ed è anche un'offesa nei confronti dei percettori di Cimmino, reddito di cittadinanza. Cimmino, risposta, poi sentiamo la Evi e Santanchè. Con una dignità che noi difendiamo. Io non mi vergogno perché il mio primo obiettivo ogni giorno è dare lavoro a persone come le persone collegate da Palermo, che prima di una coscienza politica devono mettere un piatto a tavola. Appunto. Quindi voi avete barattato il futuro di queste persone noi con non un reddito, con una promessa di reddito. Noi abbiamo dato loro dignità e la possibilità l'avete barattato, di sopravvivere, e ne dovrete rispondere, mi faccia completare. Ne dovrete rispondere perché ma mi scusi, è un delitto non si potrà occuparsi più dei più poveri, è un delitto occuparsi di delle classi sociali disagiate. Se questo no, guardi, è un delitto, è mi un dichiaro dovere, colpevole. Mi fa, mi dichiaro è un dovere, colpevole. È un siamo dovere, colpevoli di esserci un dovere, fatti guardi, carico della è un dovere, questione sociale è un dovere in questo di uno paese. Stato civile, è un dovere. Guardi, se mi fa parlare 30 secondi, è un dovere. Uno Stato civile ha il dovere di occuparsi dei più poveri. Ma voi avete stabilito un reddito di cittadinanza, avete creato una legge senza creare i mezzi per controllarla. E quindi sappiamo benissimo che su 4 milioni di percettori di reddito di cittadinanza la stragrande maggioranza non ha diritto sulla a ricevere il reddito dati e soprattutto il reddito è un incentivo sulla base al lavoro di quali a nero. Dati asserisce quindi che la metà voi dei avete percettori ipotecato, è un truffatore. Avete ipotecato il futuro di queste persone Cimino, che hanno il sacrosanto diritto al lavoro perché vengono dal sud e il sacrosanto diritto di lavorare, allora, di essere dato, serbatoio ma, di voti di scusi, scambi Giletti, ma sulla base anni, di quali dati dicono che la metà ipotecato dei il futuro di attimo, queste persone un attimo adesso voglio vedere i numeri, i dati, vabbè, voglio vedere i fatti, un attimo perché ancora Evi non ha parlato, l'onorevole Evi non ha parlato, che ha fatto la legge. Va bene, dopo ci riconosco, ci torniamo, ci torniamo un attimo solo, posso darle un numero, scusi, poi finisco. 1246 dipendenti dei centri per l'impiego in attesa di essere assunti dalla regione siciliana governata dal centrodestra. 1246. Sa quanti scusi, ne ha assunti la regione rispondere? Sicilia? Scusi, zero nei centri per l'impiego. Come volete far funzionare le politiche rispondere? Attive? Questa scusate, è un'operazione criminale. Criminale. Mettere in contrapposizione i problemi delle famiglie criminale che oggi non riescono. No, ho detto che è un'operazione criminale, mi quereli. Ho detto che è un'operazione criminale, mi quereli. Non ho problemi. Non quereliamo, Cimmino, dai, siamo qua. Lei ha fatto un'operazione criminale. Glielo dice uno che è sempre querelato, paragonando Cimmino, le persone che non ce la fanno a pagare la bolletta. Lo faccia per con me. Chi
ha problemi a sopravvivere, cioè quel reddito di cittadinanza lo utilizzano il 39,6% per pagare le bollette e per pagare i debiti. Avere è un'operazione criminale, è un'operazione classista, mettere in contrapposizione il disagio delle persone è un'operazione pericolosissima. Va bene, Santanchè, prego. È una lotta di classe. Va bene, Santanchè, prego, poi... Guardi. Le persone hanno bisogno di lavorare e l'operazione criminale l'avete fatta voi promettendo Cimino, una realtà che non esiste. La prego un attimo, Gianluigi. Non l'avete visto neanche nei fumetti. Gianluigi, un attimo. A parte che lei non sa chi sono io, non conosce la mia storia e non si può permettere di dire che io non ho mai lavorato un secondo in vita mia. Allora, Prima si vada ad informare. Ma non solo la mia, ma di tutti i miei colleghi. Usciamo dalle questioni personali, fatemi parlare la Santanchè. Lui è entrato nel personale. Ho capito, ma la Santanchè è... Si può permettere di fare il classista in questo studio? Lei non glielo deve permettere perché è un'operazione classista. Io in questo momento dovrei essere a Palermo. È lei che non può essere a Palermo. Io sono a Palermo con quelle persone. È lei che non ha diritto a essere a Palermo con quelle persone. Io sono con lei i lavoratori. Io sono molto realtà. Di più con i lavoratori di lei. Lei mi sta mistificando la realtà, non comprendo. Allora, andiamo a Palermo, Santanchè, mi scusi, andiamo a Palermo, poi vengo da lei.